Allora, eccoci tornati. Aspettiamo qualche minuto intanto che le persone si ricollegano. Abbiamo fatto una bellissima tavola rotonda stamattina parlando di digitale per tutti. Ricordo che oggi sarà una giornata dedicata alla famiglia, al tempo libero. Stamattina abbiamo parlato di digitale, ci sono state le associazioni Compiviter che ha portato insomma la loro esperienza, l'assessore Virgilio e il presidente del consiglio Daniele Salerno. Abbiamo parlato di laboratori per i ragazzi. Nel frattempo vi aggiorno che stanno andando avanti i laboratori anche per i ragazzi in parallelo sulla piattaforma di Eventbrite e adesso siamo quasi pronti per iniziare questo nuovo appuntamento che parlerà di sociale e digitale, quindi le nuove frontiere del digitale, come digitale può aiutare a supportare un'amministrazione che crede tanto nel digitale e che vuole investire in questa direzione. Vi ricordo anche gli appuntamenti che vengono dopo, ci sarà un appuntamento, uno speech formativo in pillole per raccontare ai cittadini i servizi legati all'app per parlare, diciamo, con il comune attraverso l'app Municipium, racconteremo alcune particolarità per riuscire a, diciamo, a creare questo dialogo sempre più diretto con il comune. E oggi pomeriggio non dimenticate gli appuntamenti, avremo Savi Ultras che è insomma il personaggio della giornata, ha tantissimi follower per chi è abituato a giocare, per chi ama i videogame, racconteremo questo mondo che non potevamo lasciare indietro perché insomma ormai i videogiochi e gli sport soprattutto sappiamo che ci sono tante novità su questo ambito anche a livello nazionale e internazionale, sappiamo che gli e-sport stanno diventando ormai parte del CONI, tra poco tempo faranno anche parte delle Olimpiadi nel prossimo futuro e dobbiamo assolutamente fare anche noi il passaggio, diciamo, un pochettino mentale, generazionale, del non vedere più i videogame esclusivamente come un gioco. Ne parleremo più tardi, oggi pomeriggio. Poi ci sarà un altro appuntamento legato alla musica e su come la musica può essere trattata dal punto di vista digitale, sia per la produzione, ma anche per lavorare a distanza. Quindi Voghera diventa vicina un pochettino a tutto quello che si vuole fare. Questo digitale ci rende collegati a tutto e in tutti i settori. E poi chiuderemo la giornata con un intervento del Voghera Film Festival che ci racconterà da Voghera l'esperienza di alcuni ragazzi che sono registi e che hanno fatto tante iniziative interessanti, hanno girato tanti film e finiremo la serata con la proiezione di quattro corti. Adesso mandiamo la sigla e tra poco ci troviamo qui per il prossimo intervento sul sociale con l'assessore Taverna e con Rovati in rappresentanza dell'azienda Municipia. Sigla. Eccoci qui. Ora parliamo di sociale e di digitale. Allora, cosa succede nel mondo sociale? Siamo abituati a pensare che le persone nella città, quando sono in difficoltà, possano beneficiare di alcune agevolazioni a livello di comune, che possano presentare il modello ISEE per fare una serie di richieste, che possano chiedere sostegno da parte del comune in cui abitano. Ma spesso sappiamo anche che le realtà che sono in difficoltà non sempre hanno gli strumenti sia fisici sia culturali per riuscire ad arrivare ad accedere a queste agevolazioni. E quindi cosa succede se questo trend in cui è la persona che deve chiedere aiuto si invertisse? Potrebbe essere che attraverso il digitale ci siano degli strumenti che possano consentire all'amministrazione di pianificare, programmare, analizzare dall'altra parte e vedere qual è la situazione reale della città. Ne parliamo con Cesare Rovati di Municipia SPA. Ciao Cesare, benvenuti. Ciao, buongiorno a Benvenuto. tutti e grazie per l'ospitalità e per l'occasione.
di poter discutere di questi argomenti. È un piacere per noi e ti ringrazio di aver accettato il nostro invito. Diciamo che Cesare, con oltre 30 anni di esperienza nel settore dei servizi per la pubblica amministrazione, si occupa dell'ideazione, dello sviluppo, della sostenibilità di nuove soluzioni per rispondere alle esigenze di servizio degli enti locali. Ha ricoperto ruoli di ingegneria e sviluppo business per le principali aziende dei servizi e produzione di software nell'ambito della fiscalità locale. Ha iniziato come system engineering sui sistemi mainframe, ha un'esperienza di amministratore locale, di membro del consiglio direttivo dell'ente Fiera e del CDA di aziende partecipate. La sua vasta esperienza sia in delivery che sales su diversi progetti e soluzioni per i comuni nelle diverse dimensioni ha dato a Cesare una solida base per riconoscere, definire e posizionare il valore di mercato. Oggi Cesare Rovati è qui per, in rappresentanza di Municipia, che è un'azienda che fa parte del gruppo Engineering. È la più grande realtà italiana di digital transformation, ha oltre 12.000 addetti nel mondo e 65 sedi, quindi non parliamo di noccioline, insomma. Municipio attraverso le nuove tecnologie affianca la città di ogni dimensione, con l'obiettivo di renderle più sostenibili, migliorando i servizi pubblici e mettendo al centro l'esperienza della persona. Per farlo agisce in settori cruciali come i servizi sociali, la mobilità privata, il trasporto pubblico, l'efficientamento energetico, fiscalità, servizi online, gestione rifiuti, sicurezza urbana, cultura e turismo. Tutti temi caldissimi, insomma, e super interessanti per la pubblica amministrazione. Sì, sì, assolutamente. Ecco, noi diciamo che come Municipia apparteniamo, come hai detto tu, al gruppo Engineering e nell'ambito di questo siamo un po' il front-end di tutto il gruppo verso la pubblica amministrazione locale, quindi verso i comuni, verso le province, verso le associazioni, quindi le varie forme con cui i comuni poi erogano i pubblici servizi, comprese anche le varie società. Cesare, visto che facciamo questa chiacchierata e tratteremo i temi del sociale, ho il piacere di mettere anche in condivisione con noi l'assessore Taverna, che è il nostro assessore per il comune di Voghera, che si occupa delle politiche sociali, così facciamo una bella chiacchierata insieme e condividiamo le persone che ci stanno seguendo. Ciao Gloria, buongiorno Cesare, mi sentite? Spero di sì. Sì, molto bene, sentiamo. Grazie. Bene, bene. Grazie dell'invito che ho raccolto con entusiasmo molto volentieri e con un entusiasmo che deriva proprio dalla bontà, ecco, di questa tre giorni digitale che rappresenta senz'altro una novità, non si era mai visto in città un evento di questo tipo, quindi grazie anche all'intuito e all'entusiasmo di Gloria Kindamo che ci sta mettendo ormai da mesi. Come ha detto, noi stiamo puntando molto sul digitale, puntiamo a migliorare i servizi, puntiamo soprattutto a cercare di fare in modo, dottor Rovati, che il digitale, anche in settori magari un po' più complessi, con un'utenza magari un po' più particolare come le persone che vediamo i servizi sociali, ecco, che intravedono nel digitale un alleato e non un ostacolo, perché purtroppo la percezione purtroppo oggi sembra in tanti casi, quando ti confronti con i soggetti, con i nuclei familiari eccetera, che a cui dici bisogna scaricare il modulo per fare domande, via dicendo, c'è sempre un po' una sorta di timore, di paura di non riuscire a fare le cose come devono essere fatte. Quindi noi puntiamo molto a sviluppare un digitale fatto bene e puntiamo a far sì soprattutto che il digitale rappresenti un alleato e non un ostacolo per l'amministrazione e per gli utenti. Cesare, raccontaci un pochettino di più su questi progetti che fate come Municipia insieme agli enti pubblici. Ma certo, assolutamente, anche come prima risposta all'assessore, quello che ci ricorda sempre il nostro presidente è che la tecnologia non è un fine, è uno strumento per arrivare a erogare servizi verso la pubblica amministrazione e anche poi ovviamente verso gli utenti finali che sono i cittadini, che sono le famiglie, insomma, ecco. Ma ecco, giusto per contestualizzare qual è l'ambito di intervento, che cosa diciamo? Che il welfare è un settore dove la spesa nell'ambito dei comuni è costantemente in crescita.
I dati più recenti che ha fornito l'Istat, che sono relativi al 2018, dicono che negli ultimi 5 anni, fino al 2018, la spesa sociale è sempre stata in aumento. Quindi immaginiamo adesso qual è la spesa sociale nell'ambito dei servizi dovuti alla pandemia. Quindi dati 2018 dicono che i comuni hanno speso circa 7 miliardi e mezzo nell'ambito dell'erogazione di servizi sul proprio territorio. Quindi c'è una media di circa 142 euro ad abitante, anche se poi ci sono delle forti differenze tra nord e sud. Però è anche un contesto che abbiamo rilevato che è particolarmente difficile. Perché? Perché intanto c'è una gestione di una eterogeneità di quelli che sono gli utenti di questo servizio. Come diceva l'assessore, sono persone in difficoltà, quindi sono persone che hanno già anche una difficoltà ad approcciare la richiesta, la manifestazione dei propri bisogni. Quindi che cosa succede? Sono servizi che vengono erogati ai minori, alle famiglie, ai disabili, vengono erogati anche poi agli anziani. Quindi categorie in un qualche modo un po' particolari che hanno difficoltà ad approcciare le tecnologie. Quindi ad oggi, nella situazione generale, che cosa possiamo rilevare? Che i servizi erogati sono sempre servizi a risposta, quindi servizi per chi riesce ad arrivare a presentare il modulo, a interagire con l'assistente sociale e a chi in un qualche modo manifesta il proprio bisogno. Però, come si diceva all'inizio, come introduceva anche Gloria nell'ambito del discorso, c'è anche tutta una grossa fetta di soggetti che hanno dei bisogni, che hanno necessità da soddisfare e che questi bisogni in qualche modo non arrivano a manifestarli, per i diversi motivi. Quindi come intervengono le tecnologie? Le tecnologie, e qui introduciamo qualche termine, visto che dobbiamo, come dire, incrociare il welfare con il digitale, intervengono tecnologie cosiddette di big data. Perché? Perché abbiamo realizzato delle soluzioni che cosa fanno? Integrano le informazioni che ci sono presso i comuni, presso le varie agenzie e istituzioni centrali che gestiscono dati nome per conto dei cittadini e le mettiamo insieme. Quindi la prima domanda è: i dati ci sono? I dati sì, ci sono. Sono attualmente però, come dire, contenuti nell'ambito di silos verticali che tra di loro più di tanto non dialogano. Quindi, vuoi per tradizione, vuoi per mille motivi che oggi non abbiamo particolarmente tempo di affrontare, le informazioni ci sono, però non vengono in un qualche modo sfruttate e messe a disposizione di tutti quanti. Quindi questo progetto qua è un progetto di integrazione nell'ambito di un big data di tutte le informazioni che sono presenti presso il comune, tutte le informazioni che sono presenti presso l'INPS, presso l'ASL, presso le varie agenzie centrali. Vengono sistematizzate all'interno del big data, queste informazioni poi vengono normalizzate, vengono integrate e su queste si fa il cosiddetto data science, quindi sulla base delle informazioni presenti si riesce a fare delle analisi in questo senso. Quindi che cosa succede? Sono soluzioni che permettono l'evoluzione a quelle che sono, come abbiamo definito finora, delle politiche di risposta a politiche di tipo proattivo. Quindi vi consentono come amministrazioni di conoscere per bene qual è la platea delle persone, delle famiglie, quali sono le loro condizioni, quali sono i loro bisogni, manifesti o non manifesti, e su questi poter decidere delle politiche di intervento. E dall'altra parte anche poter gestire le risorse, quindi in un qualche modo andare in modo puntuale, preciso, a erogare servizi in base ai bisogni, e dall'altra parte anche efficientare la spesa, perché sì, continua a crescere, ma non potrà crescere all'infinito, ma occorre una spesa efficace ed efficiente. Ma quindi, diciamo, quello che si potrebbe fare è, incrociando queste banche dati che hanno tante informazioni, sia a livello di banca dati del comune, dell'INPS, dell'ASL, come dicevi, riusciremmo ad avere, diciamo, un quadro di qual è la situazione, e interrogando queste informazioni potremmo anche pianificare o comunque, mentre adesso l'amministrazione cosa fa? Cerca di pensare a quale potrebbero essere le idee migliori in ambito sociale, i progetti migliori da attuare sul territorio, ma non ha alla base dei dati oggettivi su cui basarsi
più che altro ha delle domande da parte dei cittadini a cui dare risposta, mentre invece il lavoro che si potrebbe fare a livello sociale incrociando queste banche dati sarebbe una cosa molto più strutturata, potrebbe avere una pianificazione anche negli anni, perché il trend una volta fotografato in un anno, due anni, tre anni, si può anche capire verso dove stiamo andando, quali sono le esigenze in generale, no, sul territorio su cui stiamo amministrando, e quindi capire se un progetto può essere più a lungo, diciamo, ad ampio respiro, piuttosto che ragionare su bandi pubblici, piuttosto che magari fare cordata con altri enti ed altre realtà per magari prendere dei bandi, partecipare a prendere dei fondi, fare dei ragionamenti d'insieme per creare un servizio più integrato tra i vari enti che al momento, come non si parlano le banche dati, probabilmente non si parlano neanche gli enti tra loro per fare una progettualità d'insieme. Ma se devo rispondere io, assolutamente sì, ecco, perché attraverso questo sistema è possibile, faccio qualche esempio un po' banale, però sapere quanti sono gli anziani ultraottantenni, ma magari anche chi sono gli ultraottantenni che vivono da soli, ma anche dove vivono, in quali zone, in quali quartieri della città, capire anche come organizzare poi pubblici servizi verso di loro, sapere i disabili dove sono, dove abitano, in quali zone, per poter anche programmare degli interventi anche nei momenti in cui può esserci una necessità di soccorso. Ad esempio, certo. Federico, ogni tanto noi parliamo di quello che tu diciamo trovi a livello di sociale quando ci confrontiamo a livello di amministrazione, e so che tu hai una politica molto attenta ad aiutare chi ha bisogno, ma anche a verificare se effettivamente le persone che fanno domanda poi hanno l'effettiva, cioè, diciamo, evitare i furbetti, non so come dire, no? Quindi, ad esempio, spesso capita che chi può, magari è capace di compilare il modulo, andare all'ufficio a fare delle richieste, proprio sfruttando il fatto che i vari uffici non si parlano tra di loro, magari beneficia di più di un'agevolazione che magari non gli sarebbe dovuta, ma gli enti pubblici in Italia sono un po' poco, diciamo, in relazione tra di loro, e quindi poi si creano queste situazioni dove magari ci sono realtà bisognose, sì, ma magari non così tanto, che hanno più volte una stessa agevolazione o più agevolazioni, mentre magari potrebbe capitare che ci sono altre realtà più disagiate, che non hanno le conoscenze, che non hanno la capacità di fare domande, che magari sono abbandonate a loro stesse. Sì, esatto, ma allora recentemente, per fare un esempio, i servizi sociali, visto che, come sai Gloria, questo mese si sono aperte le domande per richieste di contributo ordinario del comune, banalmente dicevo, i servizi sociali e gli uffici si sono accreditati presso una piattaforma dell'INPS in modo tale che riescono ad avere un aggiornamento reale di alcune situazioni, posizioni reddituali, quindi per incrociare i dati, quelli che abbiamo noi, quelli che hanno gli uffici, con quello che risulta di fatto sulla piattaforma INPS, proprio per fare, diciamo, un po' una scrematura e capire chi di quelli che stavano ottenendo, dei nuclei familiari che stavano ottenendo magari un contributo ordinario nel primo semestre o nei semestri scorsi, ora invece non ne hanno più, non ne avrebbero più diritto, ecco, diciamo, perché appunto risultano ad avere un livello ISE più alto. Ecco, questo è un esempio magari anche banale ma significativo, che ci indica appunto come sia necessario avere questa comunicazione fra, in questo caso INPS, visto che ho citato INPS, e diciamo i database e i sistemi informatici, insomma, che hanno le pubbliche amministrazioni. Certo, noi siamo ancora come amministrazione, per certi versi, ancora molto cartacei. Il cliente scarica il modello, lo compila, ce lo presenta e poi da lì si fanno i controlli. Laddove ci sono delle falle, nel senso laddove non c'è un aggiornamento costante e continuo e dove non c'è comunicazione, soprattutto con la pubblica amministrazione, il lavoro diventa un po' più complicato, perché magari a volte si corre il rischio di escludere qualcuno che in realtà avrebbe diritto di ottenere quelli che possono essere i contributi del comune,
e altre situazioni invece dove ci sono nuclei familiari che in realtà non avrebbero più diritto perché la loro situazione, fortuna loro naturalmente, è cambiata e si trovano magari in una situazione un po' migliore rispetto a quella precedente. Quindi sicuramente quello che hai ricordato tu e quello che ha descritto con competenza il dottor Rovati sono elementi fondamentali per una pubblica amministrazione. Io quello che osservo e che noto è proprio la necessità, ecco, di avere un aggiornamento costante e continuo rispetto ad alcune richieste che vengono fatte, rispetto alle posizioni. Ad esempio il reddito di cittadinanza. Ci sono alcune, a noi possono risultare, diciamo, alcune situazioni che in realtà poi all'INPS su altre piattaforme non risultano, e per fare questi accertamenti qui bisogna fare un lavorone, bisogna incrociare i dati, bisogna telefonare, vedo che gli assistenti sociali si barcamenano insomma un po' in un ginepraio tante volte, e credo che appunto con un sistema di digitalizzazione, informatizzazione che funziona meglio, si riesce a migliorare questo servizio, che poi è un servizio, non dimentichiamolo, come giustamente abbiamo ricordato, che è tutto finalizzato al cittadino, ecco, questo sottolineerei. Aggiungo che in queste ultime settimane, soprattutto con te sulla parte anagrafe, che poi è sempre della tua competenza, abbiamo lavorato parecchio per inserire il municipio virtuale, che è la piattaforma sul sito internet che consente di rendere digitali tutta la parte dei certificati, delle autocertificazioni e delle istanze. Quindi anche tutti questi modelli che in questi anni sono stati cartacei, stiamo cercando velocemente di portarli online. E allora mi chiedo, cioè, questi database, queste diciamo informazioni, Cesare, queste informazioni che Big Data, no? Anche per spiegare diciamo a chi ci sta ascoltando, Big Data poi alla fine sono dei dati, delle informazioni, delle tabelle Excel con tanti numeri e parole chiave con cui si possono incrociare le informazioni. Sono liberi? Sono open data? Oppure sono dati difficili da recuperare per riuscire a fare queste analisi? La risposta, come detto, è in mezzo. Dipende. Ci sono informazioni che sono informazioni dell'ente, sono informazioni della pubblica amministrazione che possono circolare all'interno della pubblica amministrazione per l'utilizzo e per gli scopi per cui, ad esempio, il settore dei servizi sociali deve operare. Questi sono informazioni disponibili, ma sono disponibili in modo, tra virgolette, riservato a chi ne ha diritto di utilizzo. Abbiamo dei sistemi che poi si muovono sul web e vanno anche a cercare le informazioni che gli stessi cittadini magari pubblicano sui vari social, insomma, ecco. Per cui, per rispondere anche a quello che sollevava come necessità l'assessore Taverna prima, l'infrastruttura che mettiamo a disposizione risponde proprio puntualmente a queste esigenze. Non è sufficiente creare una banca dati, le banche dati non possono essere statiche, devono essere assolutamente dinamiche e più aggiornate possibile, e quindi giustamente rispondere a quelle esigenze al dire: ma c'è qualcuno che viene qua, mi presenta una domanda di un contributo, io sono nella condizione di valutare se questo contributo è corretto sì o no, perché bisogna incrociare tutta una serie di informazioni, vedere i rapporti che il cittadino, che la famiglia ha con il comune, perché noi abbiamo già realizzato soluzioni di questo tipo, abbiamo riscontrato a volte, come dire, che i furbetti esistono anche in quest'ambito, per cui c'è chi è capace di fare il giro delle sette chiese con i vari uffici comunali ed avere l'agevolazione per il pulmino, l'agevolazione per la mensa, l'agevolazione in contributo, tutta una serie di, come dire, contributi, agevolazioni e anche accrediti diversi che, sommati tutti insieme, danno anche degli importi particolarmente consistenti. L'altro aspetto è anche quello di andare a scoprire e vedere chi in comune non ci viene, e quindi comprendere anche chi è nella condizione, come diceva l'assessore prima, di poter avere dei contributi, di poter essere aiutato, di avere dei bisogni che non viene a manifestare, ma in questo modo riusciamo ad evidenziarli in modo che si vada a lavorare in modo puntuale e quindi in un qualche modo dare risposte proattive a questi bisogni. Quindi la tecnologia viene incontro a queste esigenze e quindi evolviamo quelle che sono le possibilità di innovare quelle che sono un po' le politiche sociali.
Anche perché mi immagino che tanta parte. Vai, vai. Scusa Gloria, prego. Se posso, perché ha sottolineato il dottor Rovati un aspetto importante, vale a dire ci sono tanti nuclei familiari, magari, o tante singole persone che, pur avendo i requisiti per poter accedere a determinate prestazioni che il comune può offrire, non lo fanno perché o non conoscono diciamo le modalità operative per farlo, o spesso cara Gloria, dottor Rovati, non lo fanno perché per una sorta, diciamo, di sentimento un po' così quasi di vergogna, insomma, quasi di vergogna, o comunque non se la sentono di bussare alla porta, magari, ecco, per intenderci, del comune, per dire se potete darmi una mano perché non riesco. E quelli sono, ci sono tanti casi di questo tipo, io ne vedo un po', riesco a contattarli o mi contattano magari per il tramite di un'altra persona, di un amico, di qualcuno che lo conosce, dice no, ma se vai ci sono i servizi sociali che ti aiutano, ti do il numero di telefono, contattali, ci sono. Ecco, questi sono realtà che purtroppo in una città come Voghera, ma sicuramente anche dalle altre parti, esistono. Probabilmente se fossimo a conoscenza, ecco, davvero di tutte le situazioni aggiornate, come dicevo prima, anche di queste singole persone, saremmo più facilitati certamente anche noi, ed essere noi stessi i primi che andiamo a contattare il cittadino o il nucleo familiare dicendogli guarda che potresti avere delle agevolazioni, potresti avere questo tipo di contributi da parte nostra del comune. Questo è qualcosa che manca effettivamente e su cui dobbiamo lavorare di qui ad andare in avanti. Gloria faceva prima riferimento ai servizi demografici, che è una delega abbastanza complessa, ci sono dei ritardi, Gloria lo sai bene, stiamo cercando, grazie anche al tuo impegno, di dare uno sviluppo, ecco, soprattutto sul piano digitale, o anche la delega, ci tengo a dirlo, ai servizi cimiteriali, perché anche i servizi cimiteriali, per quanto possano sembrare magari un argomento un po' tabù, se vogliamo, in realtà i servizi cimiteriali, in una città come Voghera, che ha 5 cimiteri, perché abbiamo Voghera, Oriolo, Torre Menapace, Medassino, Campoferro, c'è l'esigenza di migliorare gli aspetti della digitalizzazione e lo faremo presto, non faccio anticipazioni, diciamo, in questo momento, però anche nei servizi cimiteriali c'è tanto da lavorare in termini di digitalizzazione. Scusa Gloria se ti ho interrotto, però volevo proprio agganciarmi a quanto stava dicendo prima il dottor Rovati, perché era un argomento a cui ci tenevo parecchio. No, assolutamente. Io stavo soltanto, diciamo, sottolineando il fatto che il digitale può davvero supportare a fare una politica sul sociale innovativa che può andare a cogliere queste esigenze, e dobbiamo anche noi, diciamo, cogliere l'opportunità di sfruttare questa pianificazione, questa analisi dei dati, per riuscire a fare delle politiche sociali veramente mirate, in cui quello che tu raccontavi, Federico, il fatto di la persona che magari per dignità, no, per vergogna, sbagliando, perché poi alla fine è anche giusto che chi ha bisogno di aiuto venga aiutato e si senta parte della comunità che lo può supportare. È importante anche che il cittadino che comunque paga le tasse, che è, diciamo, che si senta coccolato, che si senta cercato, che si senta visto dall'amministrazione e non dimenticato. Certo, assolutamente. Assolutamente. Assolutamente condivisibile quello che dici, e noi dobbiamo lavorare per questo. Abbiamo davanti, dalla nostra parte abbiamo il tempo, ecco, che è un elemento decisivo, insomma, per poter pianificare, ecco, per poter organizzare un lavoro di questo tipo. Sarà un lavoro impegnativo, Sarà un lavoro impegnativo. Vabbè, però ce la stiamo mettendo tutta. Allora certo, faccio una domanda proprio pratica a Cesare. Il comune che vuole entrare nel merito e muoversi in questo nuovo mondo, diciamo, di queste informazioni digitali e pianificare, cosa deve fare?
Che tipo di richieste deve fare una realtà come la vostra azienda, che diciamo è enorme, quindi immagino faccia consulenze a livello italiano a tantissimi livelli? Quali sono le informazioni e, partendo per gradi, come si può muovere la città di Voghera, l'amministrazione, per fare questo tipo di progetto? Ma intanto grazie, perché mi dai l'occasione di dire che sì, siamo una grande azienda, lavoriamo a livello nazionale e a livello internazionale, avendo progetti un po' in tutto il mondo. Ciò non toglie che i progetti di Smart City, o come la chiamiamo noi adesso l'Augmented City, per cui non si parla più solo di, come dire, di semplificazione, di erogazione di servizi digitali, ma di città aumentate, quindi le città, come usa dire il presidente fondatore di Engineering, siamo nel caso dove uno più uno non può fare due, ma uno più uno deve fare necessariamente tre. Quindi occorre, nel mettere a sistema queste tecnologie, per, come dicevamo fin dall'inizio, erogare servizi coerenti ai bisogni, ma anche servizi che sono poi al passo con quelle che sono le richieste di una comunità moderna, perché poi ho ascoltato anche gli interventi, un pochino gli interventi di ieri, anche di stamattina. Parliamo sempre di digitale, digitale è pervasivo, quindi ormai tutti abbiamo in tasca uno smartphone, e avere questo in tasca significa che ci sono delle infrastrutture che sanno costantemente dove siamo, cosa facciamo e quanto tempo ci stiamo, insomma, ecco, per cui non c'è più da una parte alcun segreto. Nel fare questi progetti, quindi, lavoriamo sia per le grandi città, ma lavoriamo anche per le realtà medie, per le realtà piccole, perché proprio è negli ambiti degli scopi dell'azienda di supportare le pubbliche amministrazioni, perché tutti vogliono fare le smart city a Milano, Roma, Torino, Genova e Bologna, ma ci sono poi mille realtà di medie dimensioni che hanno questo tipo di necessità, ma soprattutto i cittadini, perché i cittadini costituzionalmente hanno gli stessi diritti al comune di Calvignano, che ha poche centinaia di abitanti ed è vicino a Voghera, come cittadino di Bologna o di Milano, insomma, ecco. Quindi noi cosa facciamo? Abbiamo soluzioni che sono state appunto prodottizzate e che quindi possono essere anche dal punto di vista economico particolarmente, come dire, performanti, e rispondere anche alle esigenze delle più piccole realtà. Questo perché? Perché le banche dati all'interno del comune sono più o meno standardizzate all'interno dei vari gestionali che gestiscono l'anagrafe, che gestiscono i tributi, che gestiscono appunto i servizi sociali, col fascicolo, con quant'altro, e che quindi possono essere normalizzate e integrate nei sistemi. Per cui, come dire, non stiamo parlando di progetti che valgono soltanto sulle grosse realtà, ma assolutamente vanno bene anche e possono essere utilizzate nelle realtà di medio-piccole dimensioni, come anche essere utilizzate in quelle realtà, come in Lombardia ci sono i piani di zona, che quindi in un qualche modo aggregano più comuni, lavorano in un ambito territoriale sovracomunale, e anche lì si possono avere informazioni che sono verticali sul singolo comune, ma avere anche una visione complessiva di territorio, e che quindi consente la decisione poi appunto di politiche sovraterritoriali. Quindi poi avremo il nostro assessore Taverna, che quando saremo super digitali tra pochissimo porterà anche la voce di Voghera come esempio sovracomunale. Ma certamente, poi voglio dire, esiste anche un piano di zona nostro dove Voghera è ente capofila. Esatto. In Lombardia ci sono 92 piani di zona in tutta la regione Lombardia. Voghera è ente capofila di un piano di zona che comprende un ambito territoriale, quindi una serie di comuni che si sviluppano da Voghera fino ad andare su alla Valle Statua, insomma, con il subambito poi di Varzi, eccetera. Però sicuramente anche questo ci può dare l'occasione poi di fare un po', se vogliamo, da volano, no? Anche rispetto ad altri comuni che con noi collaborano e che con noi fanno parte dei piani di zona. Ci sentiamo, insomma, la responsabilità di fare, essendo capofila, di muoverci, certo, in modo innovativo. Stiamo cercando di lavorare in tanti ambiti proprio per questo. Certo, certo, e come diceva il dottor Rovati prima, qualsiasi cittadino che abiti nel centro di Milano o che abiti nella frazione di Casanova Statora vicino a Varzi deve avere la possibilità e deve avere gli stessi diritti di possibilità appunto di accedere a tutti i servizi che ci sono. Non bisogna lasciare indietro nessuno, insomma, no?
Mi sembra un ottimo messaggio. Il nostro tempo è finito. Io vi ringrazio per l'ottimo intervento che dà tanti spunti e rimanete Grazie connessi se Doris. volete seguire il resto degli appuntamenti. Ci risintonizziamo fra una decina di minuti alle 12:30. Parleremo dell'app Municipium, l'app che da un po' di anni i cittadini di Voghera possono usare per dialogare con il comune, che stiamo continuando a implementare, ha sempre nuovi servizi. Ne parliamo tra poco. Grazie, grazie Grazie. a voi, grazie Ciao, per arrivederci, dottor l'ospitalità. Rovati, è stato un piacere conoscerla. Salve. Altrettanto, grazie, grazie a Arrivederci. tutti, Grazie. grazie e Grazie. Ciao Maria. complimenti. Ciao. Ciao. Grazie. Eccoci, a tra poco allora.